Hola, salve a tutte ragazze e ragazzi, io sono Wendy, bentornata sul canale. Scusatemi questa postazione che non ho fatto l'intro io di persona, ma dopo girerò anche un altro video e quindi volevo cercare di renderlo il più veloce possibile. Questo è un nuovo video acquisti AliExpress e inizio a farvi vedere gli acquisti che diciamo ho già levato dalla carta. E iniziamo subito. La prima cosa che vi volevo far vedere è questa pennina favolosa viola con questa pietruzza sopra, questo finto diamantone, molto molto bella. Non so se c'ho qualcosa dove farvela vedere come scrive. Vediamo qua sopra, questa qui è nera. Non è come le penne gel molto fluide, ma è molto carina, cioè anche solo per tenerla la amo. Mettiamola qui da parte, vediamo qui cosa abbiamo. Vabbè, qui abbiamo delle ciglia ciuffetto che si attaccano ciuffettino per ciuffettino, molto semplice. Queste qua sono 14 mm perché io ho le ciglia molto molto lunghe. Delle cose che mi ricordo i prezzi, magari ve lo metto qua segnato da qualche parte. Poi ancora ho questo set di choker bellissimi, dove ci sta, scusate, questo qua ve lo vorrei aprire. Perché se no fa riflesso. Ci sta questo qua con questo pompon velussoso, questo qua. Però non sono elastici, sono normali. Questo qua simil pelle, simil eco pelle, perché non si sa che materiale osseno sia. E questo set mi piaceva un sacco, non l'ho pagato nemmeno molto, l'ho pagato tipo 2,50 euro. Poi qui ho ancora, vabbè, questi qua sono 80 codini, ragazzi, tipo 70 centesimi, che sono sempre comodi, anche se non so se riuscite a vedere, sono molto molto sottili. Poi ancora c'è questo set di pennelli da occhi, che ora vi apro e vi farò vedere. Sono questi qua. I pennelli occhi non sono mai abbastanza, soprattutto se si fa per esempio il face painting, oppure semplicemente anche quando si trucca normalmente, magari non si ha sempre il tempo di lavarli ogni volta che ci trucchiamo. Questo è molto carino. Una volta lavati, magari su Instagram mi metterò una recensione come mi sono trovata. Mettiamolo qua. Poi ci sta questa scatolina carina, che in realtà è arrivata, ma io mi aspettavo fosse un pochino più grande, per contenere tipo i glitter, brillantini, cose così. Questa qua l'ho pagata 60 centesimi, una cosa del genere. Ed è questa. Poi ancora, ah, ci sta questo qua, che sarebbe quell'asciugamanina simile che vende un po' anche Sephora per struccarsi, molto sofficiosa e pelosa e carina. Qua c'è un pelo un po' più corto, mentre qua un pelo un po' più lungo, e si dovrebbe bagnare con l'acqua calda e passarla sul viso per struccarsi, anche con un po' di latte detergente. Questi qua sono gli acquisti che già avevo spacchettato, ho peccato. E passiamo invece agli altri. Questo qua che ho preso prima è questo portachiavi bellissimo, che ho preso per le chiavi della macchina. Guardate com'è carino, che si è già scollato, che tristezza. Però guardate com'è fashion, è bello con questi occhietti, lo adoro. Ed ecco io. Poi ancora, vediamo questo pacchettino qua, che cosa c'è? Ah, questi sono i coprichiave, ma cover per chiavi, non me lo so spiegare. Questo col panda, questo con Hello Kitty e questo qua con il simbolo di Sailor Moon, che mi piacevano un sacco. E sono questi tre che mettiamo qui. Poi ancora questo qua,
Che cosa c'è? C'è uno spazzolino portatile rosa da mettere in borsetta, magari lavarmi i denti quando sono fuori. Qui c'è ancora un mini davvero mini filo interdentale, sempre per portarmi in borsa, davvero piccolino, mi aspettavo fosse un po' più grande, però l'ho pagato poco, anche questo l'ho pagato tipo 60 centesimi. Mettiamo tutto qua. Ancora qui che cosa abbiamo? Questa è una scatoletta di latta a forma di borsetta della Louis Vuitton. Questa pure l'ho pagata poco, l'ho pagata 70 centesimi e l'ho presa per mettere tipo le gomme, perché quando apro il pacchettino magari in borsa mi cadono sempre, e l'ho presa per mettere le gomme. Troppo carina pure questa. Mettiamola qui. Ancora questo qui, che cos'è? No, questo è un mouse rosa. Questo l'ho pagato forse sui 3 euro. Voi direte nel 2018 usi il mouse col PC? Sì, perché soprattutto io che ho le unghie lunghe, il touch non mi fa impazzire sul computer, perché lo trovo lento. Questo non riuscirò mai ad aprirlo ora. Infatti no, all'interno c'è tipo una pendrive che si collega al computer, cioè si stacca da qua dentro, si mettono le pile, la pendrive si mette al computer e si usa il mouse. Poi ancora questo pacchettino, che cosa c'è? Un paio di cose. Allora vediamo. Allora, ci stanno questi qui che sì, avete visto pure nel video precedente, che sono quelle pagliuzzettine di ferro molto carine. Poi ancora questi, che sono dei cristalli. Li vorrei aprire per farvi vedere meglio come sono. Questo mi sembra che l'ho pagato sui 2,50 euro. C'erano varie formine e sono molto carine. E qua c'è un intruso, c'è una forma diversa. Allora, mettiamo un po' di messa a fuoco, che non metterà mai a fuoco. Ecco qua, guardate che belli questi cristalli, sempre per le cover, molto molto carini. Mettiamoli qua, o li perdo in 3 secondi. Ancora questo, che è, questa è una cosa stupendissima, non so, delle pile a disposizione per farvelo vedere. Questo è praticamente un, come si chiama, praticamente serve per sciogliere la plastica, due limbi di plastica, e per sigillare le cose. Ed è una cosa bellissima, non so se si possa chiamare sigillatrice, ma non credo, ha un nome specifico. Vi farò sapere anche questa se funziona. Mettiamola qua, questa non ricordo quanto l'ho pagata, forse 2 euro. Poi ancora qui, che cosa abbiamo? Oddio, questa è una cosa bellissima. Questo qua è un mini calendario 2019. Unicornoso, bellissimo, che si strazzano anche, vabbè, le paginette qui, ed è molto molto bello. Io lo volevo attaccare nell'agenda, visto che è molto piccolino, è molto sottile, è molto bellissimo. Poi ancora qui, che cos'ho? Allora, ho varie cosine. Allora questo qui è un poker tutto pieno di brillantini, carino, molto carino. E questo invece è un septum, che però ha un finto septum, che però ha la catenella
con l'orecchino che si attacca vicino all'orecchio per fare un po' modi stile asiatico, stile indiano. Così molto bene, questo ho pagato poco, 80 centesimi, 1 euro. Gli ultimi tre pacchettini, allora vediamo qua che cosa c'è. Allora, qui ho gli stessi che ho preso, forse l'ho presi da due rivenditori diversi, perché sono due ordini diversi. Gli stessi di prima, da quanto si è capito, mi piacciono molto. Ho preso questi due che vi ho fatto vedere nel video precedente, che sono dei brillantini che però hanno la base sotto. E questi invece che cosa sono? Sono delle pagliuzzette. Questi qua li ho pagati tipo 30 centesimi. Infatti sono molto pochi, però per decorare i Popsocket non si mette a fuoco. Bastano e avanzano, sono molto carini. Mettiamo tutto qui, gli altri due pacchettini. Allora, in questo ci sta questa rondella con queste sottospecie di mezze perle. Inutile che io vi dica il perché l'abbia presa per decorare le cover e basta, quindi sono scocciato. Oddio, sto perdendo perline, ok, per farvi capire. Metti a fuoco, ecco qua. Questo colore un po' sfumatino, come si dice? Non iridescente, aiutatemi voi a ricordarlo. Ed è questa qui, una semplice rondetta. Poi ancora abbiamo questa qui che è una semplice pinzetta per mettere le ciglia finte. Questo, vedete, ho preso ciglia finte, ciuffetti, pinzette, non l'ho detto quasi mai. Discorso, però che carina. Poi secondo me è utile, anche perché quando si usa la pinzetta normale si rovina anche con la colla. Se riuscite a cacciarla fuori, è semplicissima, viola, come se non si fosse capito che è il mio colore preferito. Questa qui, cos'ha, una chiusura? Sì, eccola. E niente, e poi infine qua abbiamo anche questo settino con 50 adesivi. Ho pagato tipo 2,60 euro con tutta questa serie di adesivi. Magari vorrei aprire per farvi vedere. Oh, adoro! Sono così luccicosissimi, belli e fashion e femminili. Ho preso proprio il più brutto in questo momento, però guardate, tipo questo gelatino, sono tipo 4 per ogni genere. Questo qui, questo frappè, questo qua con la quel cartone del latte, questo leccalecchino, leccalecchino, questi che cavolo sono dei gelati, al contrario, ragazzi. E niente, possiamo anche questi qui. Poi c'è l'ultimo pacchetto che è questo qui. E questo qui dentro che cosa? Ah, qua ci sono 4 mini quadernini che ho pagato 2 euro. E sono questi 4 quadernini molto carini. Questo qui, con questo pinguino con un pesce, questo con l'orsetto, questo qui con il coniglietto. E questo qui viola con la pappagalla. Sono così semplici a righe, molto piccolini. Eppure questi ho pensato di metterne due nella mia agenda, per fare tipo una sottospecie di rubrica e un note così random. Ragazzi, questi erano i miei pacchettini di questo video. Spero vi sia piaciuto, nonostante sia stato molto veloce e fatto un po' improvvisato. E niente, vi mando un bacio e al prossimo video.